Il cristiano è orientato alla luce fin dal battesimo e la vita della Chiesa è contaminazione di luce, la luce della speranza di un Dio che è Padre, un Figlio che è sceso in mezzo a noi e uno Spirito Santo che opera per il bene dell'umanità. Contaminazione per propagazione, come la fiamma del cero pasquale che la notte di Pasqua tutti i fedeli trasmettono ai vicini con le candele. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella catechesi dell'udienza generale tenuta in un'aula Paolo VI piena di fedeli, la prima dopo la pausa di luglio, e dedicata ancora alla speranza cristiana. Il Pontefice ha ricordato il segno degli antichi riti del battesimo che prevedeva di rispondere credo alla Trinità rivolti verso Oriente, dove nasce la luce. Perché i cristiani non sono piegati dal male, ma confidano sempre nel bene e credono che ogni affetto troverà un giorno il suo compimento in Dio. Dal battesimo in noi opera lo Spirito di Gesù, primogenito di tutti coloro che si oppongono all'ineluttabilità della tenebra e della morte. Che grazia quando un cristiano diventa veramente cristoforo. Cosa vuol dire cristoforo? Portatore di Gesù. Cristoforo nel mondo, soprattutto per coloro che stanno attraversando situazioni di lutto, di disperazione, di tenebre e di odio. E questo lo si capisce da tanto piccoli particolari, dalla luce che un cristiano custodisce negli occhi, dal sottofondo di serenità che non viene intaccato nemmeno nei giorni più complicati, dalla voglia di ricominciare a voler bene andare quando si sono sperimentate molte delusioni. Se saremo fedeli al nostro battesimo, che dobbiamo sempre ricordare chiedendo la data ai nostri genitori, ha concluso il Papa, diffonderemo la luce della speranza di Dio e potremo trasmettere alle generazioni future ragioni di vita.